benvenuti a casa Rolandi, benvenuti a casa vostra, anzi bentornati a casa vostra. Vi piace questa concessionaria nuova? Sì? Oh, sono contento, anche perché comunque è il frutto di grandissimo lavoro. Questa è una grande serata per tutta la famiglia Rolandi e per tutto lo staff che lavora tutti i giorni qui per dare il meglio a tutti quanti voi. In un momento così difficile, in un momento così dove non si parla nient'altro che di crisi, in un momento dove tante aziende chiudono, fa ancora più strano vedere che qualcuno invece investe, qualcuno invece cerca di portare la bellezza, qualcuno cerca di portare un messaggio positivo, e di questo credo che io personalmente, anche tutti voi, possiamo essere riconoscenti a tutta la famiglia Rolandi, che da anni è presente sul nostro territorio per offrirvi sempre delle situazioni, delle autovetture ovviamente, ma non solo le autovetture, perché quello che contraddistingue la concessionaria Rolandi Auto è proprio l'ambiente di famiglia. Ecco perché oggi abbiamo lanciato in questi giorni l'hashtag su tutti i social network Casa Rolandi. Alcuni di voi lo sapranno sicuramente, questa è una famiglia che per chi la conosce sia come cliente che come amico, è una famiglia che dà molto, riesce a dare molto. In un momento come questo è riuscita a ricreare una nuova concessionaria. Si partiva tanti anni fa con il signor Gianni da Tortona a riparare le biciclette. Pensate quanta ambizione, quanto lavoro, quanta passione ci è voluto per arrivare a riparare da appunto una semplice bicicletta, arrivare a vendere e a portare a tutti quanti la possibilità di un marchio, simbolo di eleganza, simbolo di innovazione, simbolo di qualità in tutto il mondo, come BMW, Mini e anche adesso le moto. È proprio per questo che io credo che la storia di questa famiglia vada premiata da tutti quanti noi, e anche che questa serata abbia un senso per questa famiglia. Lo so che non è tanto idoneo quello che io sto per fare, ma io come presentatore sto per chiedervi un grande favore. Vorrei che faceste sentire il vostro affetto, la vostra approvazione, la vostra riconoscenza, il vostro orgoglio di essere amici e di essere clienti di una concessionaria Mini, BMW, Motorrad come Rolandi Auto. Al mio tre io vi chiedo un applauso, ma non un applauso piccolo, deve essere un applauso enorme, deve essere un applauso infinito, un applauso che arriva proprio fino lassù, fino al cielo. 1, 2, 3. Vi ringrazio moltissimo, perché siamo sicuri che questo affetto ci è stato donato, ritornerà, è uno scambio di amore. Ma torniamo a noi, torniamo a questa serata. Io vorrei invitare qui di fianco a me il padrone di casa. Chiedo a Davide Rolandi di raggiungermi. Dove sei, Davide? Davide! Si è perso! Grande Davide! Senti, l'applauso che abbiamo fatto prima è per chi sei tu e anche per tutti quanti voi. Ti lascio il microfono, così se vuoi puoi salutare i tuoi amici. Grazie a tutti voi di essere qui con noi questa sera. Siamo rimasti veramente a bocca aperta, perché sapevamo di avere tanti clienti, tanti amici, speravamo di avere tante persone con noi, non speravamo veramente in così tanti amici qui questa sera. E questo ci fa doppiamente piacere, perché ci fa capire che insomma qualche cosa di buono l'abbiamo fatto. Tu hai fatto una bellissima cosa, quell'applauso che deve arrivare fin lassù dove c'è mio papà, che qui più o meno hanno conosciuto tutti, è quello che ha creato questa azienda, che ha fatto con amore, che ha lavorato
7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, fino a 2 giorni prima di mancare. Scusate il momento un pochettino di tristezza, però insomma, diciamo che questa sera la dedicherei a lui, la dedicherei a mia madre. Grande che... Carla, dov'è Carla? La signora Carla, che tutti conoscono, la signora Carla, dov'è? Guardate, è dove lei sta sempre, nel suo ufficio, là dietro. Lei sta giorno e notte là. Una sera mi ricordo, Davide, che io sono passato di qua perché da bravo genovese io vengo a fare la benzina qui davanti perché costa poco. Erano le 11:30 di sera e ho visto tutte le luci accese, al che, non conoscendo ancora bene i vostri ritmi, mi sono permesso di chiamare Riccardo e di dire: Riccardo, se avete bisogno io sono qui, ma ti prego, cerca di chiamare la mamma perché magari ha dei problemi. E lei fa: ma che ora sono? Ma sono le 11:30. Ah, ma no, ma è normale, lei è lì che lavora. Grande Carla! Vieni Carla! Manca ancora mia sorella, perché devo dire che insomma, Sandro ha chiamato me, però veramente chi ha dato l'anima per questa serata è mia sorella. Si è data un grande affare, non ha dormito di notte, per tante notti. Vero? La chiamiamo? La chiamiamo? Dov'è? La chiamiamo. Riccarda, dove sei? Ti vogliamo qui con noi! Lei dice già basta, basta, basta già così, eh? Allora, buona serata. Cosa, Ricky, come hai detto? Tutti buona serata, cominciamo. Cominciamo? Basta. Ma noi abbiamo già cominciato, eh? Sì, sì. Carla, vuoi dire qualcosa a tutti questi amici? Guarda quanti sono e c'è pieno anche di là. Ringrazio dalla moto. Con affetto, sempre tantissimo. Mi scuso perché sono commossa, grazie. Anche noi, grazie. Grazie mille. E questa è la famiglia Rolandi, per chi non l'avesse ancora conosciuta, che è qui per questa sera. Loro sono così, sono sempre pronti a darvi un saluto quando arrivate, sempre pronti ad offrirvi un caffè mentre aspettate, un consiglio, un abbraccio, una telefonata. Sono veramente delle persone squisite. Ma sicuramente dietro a una concessionaria così bella, una concessionaria così di alta qualità, c'è un marchio che la sostiene, un marchio che è conosciuto davvero in tutto il mondo. Le mie parole sarebbero veramente troppo banali per descrivervi il valore e la qualità del marchio BMW. E allora lo lascio fare al Product Marketing Manager di BMW Italia, Roberto Guglielminotti. Prego. Benvenuto. Buonasera. Piacere, veramente un piacere avere qua. Però io voglio un attimo di nuovo Davide sul palcoscenico. Davide, stasera non ti vogliamo. Voglio essere sincero, ho passato moltissimi anni, sono piemontese come voi, ho passato tantissimi anni in quest'area, lavorato insieme a Davide, e devo dire che mi hai rubato un po' le parole del discorso, perché sto pensando, dicevo, quando andiamo in giro per il mondo mettiamo sempre la nostra casa Italia in giro per il mondo, per dire che ci siamo noi, che c'è un posto caldo, accogliente, dove noi sappiamo che c'è una base sicura. E devo dire che ad Alessandria, se c'è qualcosa, veramente una base sicura, dove c'è sempre stato un posto, dove io passavo alle 10 di sera tornando da Genova dal lavoro, veramente incredibile, mi fermavo da lui, ci tagliavamo un salame, lavoravamo insieme fino a tardi, era una cosa incredibile. Tra le altre cose, io penso che tu chiudi 3 giorni l'anno, Pasqua, Natale e Capodanno, per il resto sei sempre a disposizione della clientela. A Capodanno ci sono. C'è. Sì, okay, fino alle 5, alle 6 ci sono, quindi devo correggerla, mi scusi. Ok, però il messaggio è questo, cioè c'è l'imprenditore, ma c'è la famiglia e c'è un rapporto veramente personale con voi. Non si sta sul mercato dal 1966 ad oggi
incrementando, continuando a investire, continuando a crescere, se non c'è un rapporto di dialogo con la città, con i clienti, perché i clienti se non si ritrovano poi girano. E invece vedere voi qua, veramente è bellissimo vedere veramente tantissima gente qua stasera come siete venuti qua, quindi vi ringraziamo tantissimo, vi ringrazio a nome di BMW Italia, a nome di BMW Bank, a nome di tutti i dirigenti dell'azienda per essere venuti qua per vedere stasera, per avere questa serata di presentazione della nuova concessionaria e anche della nuova serie 1 che vedremo tra poco. Però a nome di BMW Italia voglio ovviamente ringraziare te Davide, la mamma, Riccarda, per lo stupendo lavoro che avete fatto in questi anni e che sicuramente continuerete a fare in futuro. Avete veramente siamo veramente orgogliosi di voi, veramente. Siamo grati di queste parole, ci uniamo sicuramente con l'applauso. Grande Davide, anche perché adesso, dopo questa dimostrazione giusta e doverosa di affetto e di riconoscenza, c'è molta attesa per quello che lei sa. Adesso racconto ancora due cosette di BMW. Volentieri, certo. Allora, devo dire una cosa, stasera vedremo un prodotto straordinario, ma arriviamo veramente da un anno straordinario, arriviamo da un nuovo anno di record come BMW Group, abbiamo chiuso il 2014 con oltre 2.100.000 unità vendute in tutto il mondo di BMW, Mini, Rolls, abbiamo consolidato quindi un nuovo record, siamo leader nel segmento delle vetture premium. Ma la cosa incredibile è che l'anno scorso abbiamo raggiunto un record, abbiamo presentato 11 nuovi modelli sul mercato, 11 nuovi modelli, tra l'altro con modelli totalmente nuovi come avete visto la serie 4 Gran Coupé, l'X4, ed era un record difficile da battere. E quest'anno complessivamente, così lo lasciamo nell'aria, presenteremo complessivamente 15 nuovi modelli, compresi diciamo di versioni, di allestimenti. Quindi quest'anno sarà un anno dove BMW presenterà 15 modelli. Siamo partiti quest'anno con la serie 2 Cabrio i giorni scorsi e l'avete vista in vetrina, ma la cosa incredibile che vedremo stasera è la serie... La nuova serie 1, giusto? È la nuova serie 1. Ora, mi avete un po' fregato, perché io generalmente sono abituato a presentarla là e invece la devo presentare da qua. Però facciamo un lavoro diverso. Proviamo. Devo provare a raccontarvela come l'hanno raccontata a me quando mi dissero: guarda, la nuova serie 1 è veramente incredibile, cambia tantissimo rispetto alla precedente, è veramente una vettura stupenda, prova a immaginartela, tra 6 mesi forse vedrai le prime immagini. Ah, molto bene, intanto però devo pianificare tutte le attività e il lavoro, va bene. Allora, la nuova serie 1, signori, è veramente una vettura incredibile, è totalmente nuova, è una rivoluzione dal punto di vista stilistico, quindi abbiamo veramente fatto delle modifiche di prodotto sostanziali. Quello che vi posso raccontare, cercare di farvelo immaginare, abbiamo veramente dato alla parte anteriore una percezione estremamente molto più sportiva e molto più dinamica di quella che era la vettura precedente fino ad oggi. Abbiamo allargato la parte di quelli che sono i nostri elementi caratterizzanti, che sono i reni, abbiamo allungato i fanali sono adesso passano dai sistemi a xeno ai sistemi a LED, abbiamo modificato totalmente tutta la parte del paraurti anteriore e dei paraurti posteriori, che sono estremamente molto più caratterizzanti, con prese d'aria più grosse, con effetto dinamico estremamente accentuato. Anche la parte posteriore è veramente ridisegnata, le luci sono totalmente a LED, si allungano totalmente, quindi conquistano la parte del cofano, della parte del bagagliaio, sono con la shell che noi chiamiamo L, che danno assolutamente una maggior presenza a terra, ma avrete modo di vederla dopo. Anche il paraurti posteriore è una vettura estremamente sportiva. Cosa vi posso dire velocemente? Motorizzazioni, ampliate le motorizzazioni, anche per chi vuole muoversi in economia, l'introduzione di motori 3 cilindri sia sui motori benzina che sui motori diesel, sono aumentate le potenze e si sono ridotti i consumi, come è nel DNA di BMW, che da una parte ha il piacere di guida, l'assoluta sportività, ma non vengono mai meno quelli che sono i contenuti dinamici ed economicità di marcia. Però io non voglio rubare tempo, perché c'è una regina là, sì, che aspetta di essere di liberarsi, anche perché le dico, guardi, in questi giorni qua sui social si è scatenato il mondo, l'attesa è altissima, dopo le sue parole che ce l'ha fatta anche immaginare, non vediamo l'ora di vederla. Di certo vi assicuro che non saremo noi tre ad andare a scoprire il telo, ma abbiamo chiamato una compagnia
una compagnia internazionale che sta portando l'arte, così come leghiamo l'arte al mondo BMW, è inevitabile in tutto il mondo l'arte della danza. È una compagnia che dal 1995 è diretta da Giulia Staccioli ed è la prima compagnia italiana di Athletic Theatre applaudita, ripeto, in tutto il mondo. Thank you.